Cittadella batte Pescara 4-1, il Pescara subito la ghiotta palla gol con la verticalizzazione di Gravillon per Mancuso, ma Mancuso non riesce a colpire bene il pallone, l'estremo difensore di Casa Paleari disinnesca in tuffo con il braccio destro, poi arriva il gol del vantaggio del Cittadella da azione d'angolo, Mancuso spazza male il pallone, si crea la mischia, il tocco vincente è quello di Iori, secondo gol consecutivo, l'ultimo a Benevento subito da corner, ma il Pescara riesce a pareggiare la partita, pennellata da calcio piazzato di Ledian Memusciai, colpo di testa di Scognamiglio, palla sul primo palo, risultato di 1-1 che viene però subito cambiato dal Cittadella, ancora calcio d'angolo, questa volta le proteste per una presunta trattenuta ai danni di Ciofani, ma il colpo di testa di Moncini termina in rete, terzo gol consecutivo subito da corner per il Pescara. Pescara prova nuovamente a rimettere in piedi la partita, ma sul finire di tempo bellissima azione del Cittadella in inferiorità numerica, Schenetti un tocco per Moncini trafigge l'incolpevole Fiorillo, si va a riposo sul risultato di 3-1, a quel punto Pillon decide di cambiare, prima passando al 4-3-3 con Del Sole a destra e Capone a sinistra, viene richiamato in panchina Monachello oltre a Sottil, poi nell'ultimo quarto d'ora addirittura con il 4-2-4 i primi minuti stagionali di Bellini che va a fare coppia con Mancuso, ma il Cittadella al 38esimo confeziona l'ennesima ripartenza da punto esclamativo finalizzata dal neo entrato Proia, davvero un'azione molto molto bella, 4 tocchi dalla propria area di rigore fino all'area di rigore di Fiorillo, Proia insacca il pallone, 4-1 definitivo. Non succederà più nulla se non raccontare che nei minuti finali il cartellino giallo rimediato da Mancuso è pesantissimo perché l'attaccante era in diffida e salterà l'anticipo di venerdì contro il Cosenza. Cittadella batte Pescara 4-1.